la sostanza e la struttura materiale della scuola italiana, perché da oltre 360 giorni o anni e anni di insegnamento sempre lasciati nella condizione di precarie non sono mai inseriti nelle piante organiche. E quindi il ministro Profumo, prima di pensare ad una innovazione di questo genere, che può essere comprensibile soltanto se si aumenta il livello retributivo rispetto alla qualità dell'offerta formativa dei docenti, quindi in questo senso è auspicabile, ma non estraniando dal contesto complessivo della scuola, la scuola italiana, prima ancora che il tablet e la modernizzazione, servono delle aule solide e la serenità per i docenti, che sono i peggio pagati e certamente non i peggiori d'Europa, forse i migliori. Grazie, onorevole Granata. Passiamo all'interrogazione numero 3-2544 dell'onorevole Scilipoti, concernente iniziative in materia di politica monetaria in relazione alla crisi economica in corso. L'onorevole Scilipoti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, visto la crisi economica che ha investito il nostro Paese, a nostro giudizio sarebbe opportuno di prevedere, attraverso un idoneo strumento legislativo, al ripristino del controllo e dell'acquisizione della rendita da emissione monetaria da parte dello Stato italiano, istituendo una nuova zecca di Stato incaricata, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese in materia di BCE, di gestire le quote assegnate al nostro Paese dalla Banca Centrale Europea. Grazie, onorevole Scilipoti. Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, ha facoltà di rispondere. Signor Presidente, onorevole interrogante, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della comunità da parte della Banca Centrale Europea e delle banche centrali nazionali. A livello nazionale, l'attribuzione alla Banca d'Italia del diritto di emissione è sancita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 1998 e ribadita dall'articolo 1 dello Statuto. In attuazione di tale disposizione, il Consiglio direttivo della BCE ha stabilito un preciso schema di ripartizione delle banconote in euro emesse dall'Eurosistema, in base al quale alla Banca Centrale Europea è attribuita in via convenzionale una quota fissa dell'8% della circolazione, mentre il restante 92% viene ripartito tra le banche centrali nazionali in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale. In contropartita della quota di circolazione ad essa assegnata, la BCE